Ho deciso di buttarmi in dei video riassunti di un cartone animato che nessuno sano di mente si degnerebbe mai di fare, ovvero quello di Detective Conan. Questo anime si rifà alla serie di fumetti omonoma, che per quanto ne so non hanno ancora concluso, quindi al momento non sappiamo nemmeno quando terminerà l'anime. Io sono tuttora innamorato di quest'anime, lo seguo praticamente da sempre, e sapere che in Italia non verrà più doppiato mi fa piangere il cuore, perché dopo 700 puntate e una quindicina di lungometraggi mi ero davvero affezionato a questo cartone. La cosa che mi ha rattristato ancora di più è stata la prematura scomparsa della seconda doppiatrice di Conan Edogawa, ovvero Monica Bonetto, che ci ha lasciato da pochissimo tempo. La trama non è complicatissima, infatti la maggior parte degli episodi sono composti da misteri fini a se stessi. E questi fanno solo un contorno della storia principale, ma i personaggi sono tantissimi, per cui se ne dimenticherò qualcuno non abbiatemene male. Ora cercherò di riassumere brevemente la prima stagione di questo bellissimo anime. Vi faccio solo presente che il Detective Conan è comparabile solo con la Signora in Giallo, in quanto a sfiga. Shinichi Kudo è un brillante liceale giapponese, fico, ricco e intelligente. Un giorno al parco di divertimenti con una sua amica d'infanzia, Ramo Ori, una liceale anche lei. Innamorata di Shinichi, con la pettinatura che ricorda vagamente un rinoceronte. Lo stesso giorno Shinichi assiste a uno scambio di merce tra due loschi individui, che non accorgendosi di un terzo complice, viene colto alle spalle e messo KO. Gli viene fatto ingerire del veleno, che al posto di ucciderlo, lo fa regredire fisicamente ad un bambino dell'età di 6 anni, mantenendo però il cervello del liceale che era prima. Decide così di mettersi alla ricerca degli uomini che lo hanno trasformato in un bambino, che da questo momento in poi chiameremo gli uomini in nero o l'organizzazione degli uomini in nero. Questa organizzazione top secret, di cui non sappiamo ancora nulla, sarà il fulcro centrale di tutto l'anime, e al momento sappiamo solo dell'esistenza di due individui, ovvero Gin e Vodka, che vedremo spesso a bordo di una Porsche nera. C'è anche da dire che i componenti degli uomini in nero hanno tutti un nome in codice che si rifà ai vari alcolici esistenti. Attraverso l'aiuto del dottor Agasa, uno scienziato mezzo matto, Shinichi verrà foraggiato di gadget per tutto l'anime, da delle scarpe con potenza calcio, poi un orologio con torcia sparanestetico, un papillon cambiavoce, degli occhiali con radar incorporato, fino a delle bretelle allungabili. Ce ne sono altri, ma in questo momento sono quelli più rilevanti. Ah sì, poi c'è anche uno skateboard ultrasonico che però... vabbè. Lo svalvolato dottore abita a fianco della residenza Kudo di Tokyo. Dico di Tokyo perché la famiglia di Shinichi ne ha anche una alle Hawaii, anche se non abbiamo mai visto. Seguendo il consiglio del dottor Agasa, Shinichi decide di nascondere la sua identità, e quando Ran si presenta a casa di Agasa perché non ha più avuto notizie di Shinichi, il baby detective inventa lo pseudonimo di Conan Edogawa. Il dottore chiede a Ran di ospitare Conan a casa sua, inventandosi una balla sui genitori fittizi del piccolo. E, essendo figlia di un investigatore privato, infatti, il piccolo Conan, secondo Agasa, avrà modo di accedere a più casi e con un po' di fortuna anche a rintracciare gli uomini in nero. Il padre di Ran, ovvero Goro Mori, che di lavoro fa l'investigatore privato, è anche ex agente di polizia ed è il personaggio più simpatico e odioso di tutta la storia. È un giocatore d'azzardo, fumatore incallito, sempre mezzo ubriaco, beh, anche senza il mezzo, separatosi dalla moglie e sempre in cerca di belle e giovani ragazze, come la idol Yoko Okino, che apparirà più volte nell'anime. C'è anche da dire che quasi tutti i casi che vengono assegnati a Goro verranno risolti magistralmente da Conan, grazie all'utilizzo dell'orologio con anestetico e del papillon cambiavoce. Conan addormenterà Goro e si spaccerà più volte per lui. In pratica Conan utilizzerà Goro, tipo bambola da ventriloquo, per 14.000 puntate. Da qui la gente inizierà a chiamare Goro il detective in trance. Rani invece è un'ottima studentessa, campionessa di judo e ottima casalinga. Inoltre la vedremo spesso sgobbare nelle faccende di casa per il padre pigro e svogliato. La madre di Ran, Eri, è invece un'avvocatessa super cool, separatasi dal marito ancora quando Ran andava alle elementari. Non vive più con loro da diversi anni, ma avrà modo in diverse occasioni di battibeccare con il marito nelle stagioni successive. A Ran, che non sa nulla di tutta la faccenda su Shinichi barra Conan, le viene semplicemente detto che Shinichi l'ha abbandonata al Luna Park perché è stato contattato per risolvere casi random top secret, e lei, senza se e senza ma, accoglierà Conan a casa sua. La ragazza però non si farà facilmente abbindolare da queste menzogne e cercherà più volte di scoprire la verità senza mai riuscirci. Al bambino toccherà un destino peggiore della morte, ovvero rifrequentare da capo le scuole elementari. Dio che ansia!
Lì farà amicizia, quasi sotto costrizione, con tre bambini della sua classe. Ayumi, una bambina molto dolce a modo, che si prenderà una bella cotta per Conan. Mitsuhiko, un ragazzino molto posato. E Genta, il classico bulletto forzuto e scarso nelle materie scolastiche. Insieme decidono di formare la squadra di giovani detective. I quattro si troveranno molto spesso in mezzo a casi di assassini e persone scomparse, che manco Charlie Brown ha così tanta sfortuna. Il dottor Agasa gli regalerà delle spille walkie-talkie con ricetrasmittente per rimanere in contatto durante le missioni. Diciamo che visti così tutti insieme ricordano qualcosa e qualcuno, ma forse mi sbaglio. Già nelle prime puntate facciamo anche conoscenza con Sonoko Suzuki, la tipica ragazza ricca e viziata, migliore amica di Ran, che per qualche assurdo motivo ho sempre trovato simpatica. In pratica è una sorta di Paris Hilton giapponese, ma con più carisma e personalità, grazie a Dio. Sonoko ha anche una sorella di nome Ayako, che sembra più la sorella di Brock dei Pokémon, ma dato che appare solo in 3 episodi per tutto l'anime, non la nominerò più. Così come per Goro, Conan narcotizzerà più volte anche Sonoko per la soluzione dei casi. Poi facciamo conoscenza anche di alcuni personaggi della polizia di Tokyo. Ora non sto qui a dire tutti i nomi propri e le prefetture a cui sono assegnati, altrimenti non finisco più. Primo tra tutti abbiamo l'ispettore Megure, poi l'agente Takagi, un agente da poco arrivato in centrale, un po' impacciato e innamorato di Sato, anche lei agente, una sorta di modella con distintivo in pratica, ma con 2 storie molto tristi alle spalle, in quanto perse il padre in giovane età e il fidanzato mentre era in servizio a causa di una bomba piazzata da un bombarolo. Infine abbiamo Shiratori, altro agente di polizia, anche lui innamorato di Sato, solo che al contrario di Takagi, questo è ricco da fare schifo. Nella prima stagione non accade nulla di così rilevante per la storia, diciamo che vengono presentati principalmente alcuni personaggi ricorrenti. Ogni stagione ha un film a seguito, ma a parte il nome del famoso architetto, ovvero Teiji Moria, che si rivelerà essere un pazzo criminale fissato con la geometria e la specularità, non c'è nulla di particolarmente importante da sapere. Come ho già detto, i personaggi presenti in questo anime sono moltissimi e cercherò di suddividere tutti gli altri a seconda della serie di apparizione per evitare che diventi una lista infinita di nomi che nemmeno io ricorderei. La prima stagione si conclude qui. Se volete che faccia riassunto anche delle altre stagioni, vi chiedo di lasciare un like e un commento sotto questo video. Se non volete perdere nemmeno un riassunto di questa bellissima serie, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!